Che tempo farà sull'economia del 2017? Sereno? Nuvoloso? Variabile? Tempestoso? Restando nella metafora, diciamo che a livello globale sembrerebbe che l'anno appena iniziato sarà un po' più sereno rispetto al 2016. Facciamo un sunto in 5 punti. Primo punto. Le grandi banche d'affari, come riportato in questi giorni da Daniele Della Bona nella nostra newsletter Daily Data, sembrano convenire sul fatto che la crescita a livello globale sarà superiore rispetto al 2016. Una crescita del PIL che però sarà più marcata nelle economie emergenti, mentre resterà più o meno uguale nelle economie avanzate, con l'eccezione, secondo Goldman Sachs, di Stati Uniti, Canada e Giappone. Per quanto riguarda l'eurozona, invece, Goldman Sachs stima una crescita dell'1,4%, che è leggermente più bassa rispetto al 2016. Secondo punto. L'altro dato macroeconomico da tenere d'occhio, che inciderà sulle politiche monetarie delle banche centrali e quindi anche sui mercati finanziari, sarà l'inflazione, ovvero la crescita generalizzata dei prezzi. Anche questa, secondo i vari report, in generale crescerà di più nelle economie avanzate e meno nei paesi emergenti. Ed è una variabile questa che potrebbe essere trainata dall'aumento del prezzo del petrolio. E arriviamo al terzo punto. Infatti il prezzo del petrolio è fondamentale per il trend dell'inflazione. Anche se la maggior parte delle banche prevede un aumento del prezzo del petrolio, alcune previsioni sono discordanti. Per esempio, si passa da Citigroup, che prezza a fine 2017 il prezzo del barile di petrolio a $60, a ING Bank, che lo prezza per esempio a $45. Quarto punto, un aumento del prezzo del petrolio, quindi dell'inflazione, potrebbe quindi portare le banche centrali ad aumentare i tassi, e questo potrebbe determinare un aumento del rendimento dei titoli di Stato, cosa peraltro a cui abbiamo assistito a fine 2016 e cosa quindi che potrebbe ancora accadere nel corso di quest'anno, come stimano varie banche. Quinto e ultimo punto. Sul mercato valutario, anche qui, le stime delle varie banche sono discordanti. Infatti, secondo Goldman Sachs, nel 2017 si raggiungerà la parità fra euro e dollaro, mentre secondo Credit Suisse il cambio rimarrà più o meno quello di oggi, a 1,05. Per quanto riguarda le maggiori valute orientali, invece, lo yen giapponese e lo yuan cinese, secondo la banca americana, subiranno una forte svalutazione nei confronti del dollaro, mentre secondo la banca svizzera, per esempio, lo yen si rivaluterà sul biglietto verde. Detto questo, rendiamoci conto che si tratta sempre di previsioni, e per dirla come il premio Nobel per la fisica, il danese Niels Bohr, le previsioni sono estremamente difficili, specialmente sul futuro.